Ragazzi, prima di iniziare vi avverto che la settimana prossima noi non ci saremo per tutta la settimana perché saremo in settimana bianca con la scuola, quindi mi raccomando, magari seguiteci su Instagram per rimanere aggiornati. Penso che forse faremo uscire qualche video molto rudimentale, ma adesso andremo a vedere un po' com'è la situazione. Detto questo, godetevi il video. E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo fantasticissimo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare della stretta di mano del bugiardo. Nuove braccia esotiche per il cacciatore che sono state aggiunte con il DLC di Azzardo Cosmico. Come avrete letto dal titolo, la potenzialità di queste braccia è il fatto che grazie a loro possiamo one-shottare con il corpo a corpo. Il suo perk esotico, infatti, contro gancio, ci permette di contrattaccare con un corpo a corpo potentissimo che rigenera anche la salute. Ovviamente questo succede solamente quando utilizziamo un corpo a corpo corpo d'arco oppure siamo colpiti da un corpo a corpo. Quindi i casi di applicazione di questo perk sono due. Il primo in cui possiamo effettivamente one-shottare con il corpo a corpo, ovvero quello in cui veniamo colpiti per primo. In questo caso il perk si attiverà e potremo one-shottare. Nel secondo caso, che è abbastanza limitato a livello di applicazione, dovremmo utilizzare un corpo a corpo ad arco. Per corpo a corpo ad arco ovviamente non si intende semplicemente un corpo a corpo in cui indossiamo una sottoclasse ad arco, ma dobbiamo avere un corpo a corpo caricato, quindi po come potrebbe essere la scivolata con il bastone della sottoclasse del cacciatore. Fatto questo, quindi dovremmo tirare il primo corpo a corpo caricato, che farà comunque un po' più di danno di suo. Il perk si attiverà e potremo tirare il secondo corpo a corpo. Il problema è che a questo punto il danno non ci interessa più. L'unica utilità del perk è il fatto che riesca a farci recuperare la vita, ma comunque, come vedete da queste clip, la vita che recuperiamo non è chissà quanta. Diciamo che l'unica utilità che potremmo avere con questa seconda applicazione, ovvero il doppio corpo a corpo, l'abbiamo contro una super, ma anche qui è molto molto limitata. Perché infatti, come vedete da questa clip, grazie a queste braccia possiamo uccidere una super con tre corpo a corpo. Il primo sarà normale, il secondo sarà caricato e come abbiamo visto, quando questo non uccide, ovvero essenzialmente solamente contro le super, riesce anche a mandare il nemico lontano, quindi ad allontanarlo come fosse un corpo a corpo della distorsione nuova. E poi però dovremmo riavvicinarsi e tirare il terzo. Tuttavia il perk è veramente molto molto limitato in questo caso a livello di applicazione, perché la maggior parte delle volte in cui incontriamo una super da quella distanza soprattutto siamo già morti. Inoltre, se proprio non ci uccide subito, dobbiamo tirargli il primo corpo a corpo, il secondo, riavvicinarci perché abbiamo respinto il nemico e tirargliene un terzo. Quindi diciamo che questa seconda applicazione del corpo a corpo non è chissà quanto utile se non per il fatto che recuperiamo quel poco di vita. Per quanto riguarda invece il discorso del one shottare con un singolo corpo a corpo, questo, come vedete da questa clip, è utile essenzialmente quando ci arriva qualcuno da dietro, magari comunque ci attaccano per primi con il corpo a corpo, perché essenzialmente il perk si attiverà solamente quando riceveremo un corpo a corpo, il che vuol dire che tutti gli attacchi che faremo prima saranno inutili. Di conseguenza, facendo due attacchi, shotteremo comunque con un corpo a corpo e dobbiamo quindi aspettare che il nemico attacchi per primo per poterlo one shottare. L'unico problema qual è? Che in un meta dominato da pompa, la maggior parte delle volte la gente non vi pusha né vi prende se vi state avvicinando con un corpo a corpo, ma tira fuori il pompa e vi shotta. Quindi diciamo che il perk si attiva veramente veramente molto di rado. Un'altra applicazione, a viceversa di quello che ho appena detto, è quella con un pompa. Magari potremmo fare pompa corpo a corpo, il problema è che il perk non si attiverebbe, perché questo, vi ricordo, si attiva solamente quando riceviamo un corpo a corpo o quando ne diamo un altro. In ogni caso, anche in questa applicazione sarebbe utile solamente il fatto che recuperiamo la vita. Quindi ragazzi, l'armatura è veramente molto divertente da utilizzare, ma come vedete in queste clip è abbastanza difficile, già il fatto che siano poche ve lo fa capire, e comunque avete visto che la maggior parte delle volte in cui shotto con il corpo a corpo è perché mi avvicino al nemico senza che lui se ne accorga, aspetto che lui mi tiri un corpo a corpo e poi lo one shotto. Essenzialmente è un perk che in crogiolo vi si attiverà veramente molte poche volte e che però se volete divertirvi, se volete farvi due risate, è abbastanza divertente da utilizzare. Ovviamente non lo consiglierei per una situazione competitiva, ci sono braccia nettamente migliori, come pezzi esotici in generale nettamente migliori. E io direi ragazzi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook come ogni video, vi lasciamo qua sotto in descrizione anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao!